La signora Floriana ha un grave problema con una bambina che ha bisogno di assistenza materiale a scuola e non riesce ad ottenere le ore necessarie a coprire tutta la settimana. Più volte all'ambito, più volte in direzione didattica a Pietramelara, ma il problema non è stato risolto. Ci illustra la questione? Allora, niente, io ho una bimba disabile di 8 anni e mezzo che ha un'invalidità grave e niente, la bambina ha bisogno di assistenza materiale, solo che mi hanno dato esclusivamente 4 ore settimanali. Io con queste 4 ore non riesco a coprire per bene la bambina, perché io ogni giorno la bambina la porto al centro di riabilitazione, il FEMAS a Vairano. E con quegli orari io non, la bambina la trovo sempre, diciamo, in situazioni disagiate, nel senso che la bambina non può essere cambiata perché le ore non ci stanno, non viene data da mangiare perché l'assistente materiale non c'è. Allora io devo andare prima, la devo prendere, la devo cambiare, devo dare da mangiare e poi la devo portare al centro. Questo qua succede 3 volte a settimana, perché gli altri 2 giorni sono coperta con l'assistente materiale di 4 ore, però gli altri 3 giorni la bambina, cioè è un problema, io non so come fare. Quindi ricapitoliamo, siamo quasi a marzo, sì. La scuola è iniziata a settembre, sì, e quindi sono disagi che vanno avanti di febbraio. All'inizio di febbraio. Lei cosa chiede? Chiedo le ore giuste che toccano mia figlia. Cioè io voglio non 4 ore, io voglio riempire tutta la settimana da lunedì a venerdì, perché mia figlia da lunedì a venerdì va a scuola. Io lei questo è stata all'ambito io sociale. Sono stata all'ambito e mi hanno detto che non compete più, non compete a loro, compete alla scuola. La scuola mi dice che il comune mi dice che la scuola, io non so più a chi rivolgermi. La dirigente scolastica Polito? Sì. Cosa ha detto nella vicenda? Allora, io la dirigente non ho avuto l'occasione di parlarci perché delle volte è capitato che io sono andata là e non l'ho trovata. Io penso che tramite il suo vice, Piero Salerno, avrà avuto delle informazioni e io non ho visto nessuno, non ho visto nessuno. Io non ho la competenza di andare là a cercare a loro, loro devono venire da me. Perché il problema ce l'ho io. Si è rivolta al comune di Riardo, agli amministratori comunali? Sì, loro mi hanno detto che più di quello loro non possono fare. Cioè loro non hanno, per le ore non possono darmi di più. Dice, dipende tutto dalla scuola. Vincenzo Cappello, presidente dell'ambito sociale. Come si può risolvere il problema esposto dalla signora Floriana? Noi già ci siamo interessati insieme al sindaco di Riardo della vicenda. Purtroppo, come diceva la signora, si tratta di assistenza materiale che non compete all'ambito ma compete all'istituto scolastico. Quindi lei come ambito copre già tutte le ore? Noi facciamo l'assistenza specialistica, non quella materiale. Questo secondo me è un errore della normativa vigente, spezzettare diverse competenze. Se ci fosse un unico interlocutore la cosa sarebbe molto più facile, a prescindere se si tratta di assistenza specialistica o materiale. E della vicenda ci siamo interessati, abbiamo anche segnalato alla scuola dove c'è la figlia della signora, nonché a tutti quanti gli istituti se ci sono altre problematiche. Ad oggi non abbiamo avuto ancora nessun riscontro da parte della scuola. E saremo attenti, vigili, e faremo in modo di risolvere questo problema, perché penso che a prescindere di chi sia la competenza, e certamente le istituzioni non fanno una bella figura, ecco, in queste occasioni. Quindi sostanzialmente è la direzione didattica che dovrebbe garantire le ore che mancano alla scuola. Noi abbiamo approfondito con il coordinamento, con il comune, e una cosa di competenza della scuola. Quindi lei può promettere un sollecito alla scuola? Già l'abbiamo fatto e lo faremo ulteriormente. Va bene, grazie. Buona giornata a voi, dispiace per quello che si sta verificando, come ambito vi ripeto faremo il possibile per risolvere il problema. Spero che si risolva presto, perché
siamo, non solo io ma anche altre mamme che hanno lo stesso problema, siamo stanche perché non sappiamo più a chi rivolgerci. Purtroppo in provincia di Caserta, in regione Campania, ci laviamo la bocca parlando sempre di piani sociali, di fare bei convegni, begli interventi, poi ci troviamo a vivere con la realtà che è ben diversa da quello che viene prospettato. Presidente, ma mi perdoni, è concepibile che una scuola diciamo attivi l'assistenza a un alunno disabile già 5 mesi dopo che è iniziata? Non dovrebbe succedere, però purtroppo si verifica. Non è il primo caso, non è il primo caso e sicuramente non sarà l'ultimo. Ecco.